Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale di Camperisti il Nonno Big House. Io sono Mario, loro sono Rocky e Virus. Per chi non ci conosce, viviamo in camper da 2 anni. Detto questo, vado a fare spesa e andiamo più o meno verso il confine francese a incontrare una meravigliosa famiglia. Come sempre, full timer. Chi è che ci fa? Salve! Ciao Beh! Ciao, tu bene? Che bello vedervi dal vivo, ragazzi! Mi sembra di... Ciao Rita! Ciao, io ce l'ho messa qui! Ciao, piacere mio! Eccolo qua ragazzi, Mario di Camperisti il Nonno, Big House come ha detto Dado. Sì. Big House. E Dado che bravo, cosa detto subito, iscrivetevi al canale. Ciao bello. Ciao bello. Mario, ci siamo sempre visti su YouTube, sempre visti in televisione, adesso trascorriamo due giorni insieme. Sì. È bello? Che bel posto qua. Bello. Col permesso del sindaco. Grandi. Le belve dove sono? In camera. Sono su, adesso... Come al solito trovo posticini. Oh, non c'è neanche salutato e presentato. Non fa niente. Il vino. Per Mario, per me. Adesso taglio anche un po' di formaggio. Attento al coltello. Mario, ci beviamo un bel bicchiere di Bordeaux con questo aperitivino, con questa bresaola. E questa era un pezzo di ricotta di capra, di formaggio. Facciamo di vedere capra. Che è Bordeaux però, perché sennò pensano che sia tanta roba. È stato uno spettacolo quella bresaola qua. Sì, stupenda. Aspetta, mi tolgo due avanzare. Vuoi pane caldo? Cosa sono? Una stufa. Qui si banchetta, Si beve e si banchetta. Si beve e si banchetta bene, ragazzi. Questo è il mio piatto. Solo quello mangi? Il mio piatto per ora. Però. Buongiorno ragazzi. C'è stato un diluvio ieri sera, siamo dovuti scappare all'interno e poi abbiamo chiacchierato un po' all'interno del camper. Stamattina ci sono esattamente 21 gradi e ce ne sono, vediamo, 19,7 qua e 18 fuori, quindi è top. Dormito con la copertina, il pigiamino di Pile. Adesso andiamo a fare un giretto con i miei bambini. Qui stanno allestendo per una area feste. Vedete, taurini che si mangerà e si berrà. Adesso andiamo a fare un giro di là. Andiamo in su. Guardate che scultura in legno che hanno fatto qua. Spettacolo. Baitine, casettine stupende. Molto? Buongiorno a tutta la community. Oh, attenzione. Oggi è una magnifica giornata. Adesso
Ragazzi, guarda che sposticino fighissimo questo qui, con la fontana, che adesso c'è una golata, ce la facciamo. C'è un po' di venticello. Facciamo un po' di arrampicata con l'infradito, chiaramente, perché noi siamo qui con Mario di Camperisti il Nonno, facendo sentiero dei gufi. Qui abbiamo una riproduzione del picchio nero, guardate che spettacolo, con le uova pure ne hanno fatto, impressionante. Queste sono le piume dei vari uccelli. Quando la gente si impegna, buongiorno, e raggiunge degli obiettivi, Quando si impegna e non li raggiunge. Non tu, io, non tu. Io la glicemia. Eccoci qua. E niente, abbiamo fatto un bel giretto. Facciamo una bella partita a Fantasma Blitz. E vediamo. Ho l'occasione di salutare Raffael, incontrato alle Canarie. Ciao Raffa. Che ci ha dato questo gioco. Questi sono qua al fresco. Non si vede? Mi dà fastidio che non si vede cosa si vede. Ok, sì, si vede. Perfetto. Andiamo a vedere, vediamo un po'. Partitina Fantasma Blitz. Sì, è una cosa assurda. 3, 2, 1. Il libro, no, il libro è verde, la fratella poltrona. Giusto? Mi mandi in confusione, inizio a prendere. La poltrona è la mia, però. Hai ragione. Vai. La bottiglia. Bravo. Che miseria. Di fronte alla videocamera. Fantasma. Fantasma è bianco, sì. Ragazzi, l'ho distrutto, però prima. Prima. Ai tempi. Il libro. Il libro, sì, è ragione. Inizio ad afferrarli tutti. Bottiglia. Sì, è bello. C'è la canzone con i copyright. Libro. Perché non c'è la bottiglia, però perché sì, non è il libro che è blu. Sì. Libro del colore giusto. Io guardavo il fantasma. Il fantasma. E libro verde. Topo grigio. Porca miseria, ma mi fregano quelle giuste. Non riesco a prendere le carte. Cioè, ragazzi, avete visto che la velocità cerebrale mia è questa, sì. La velocità cerebrale di un dodicenne è questa. Vai. Chi ha vinto, Mario? Hai vinto tu. Hai vinto tu, perché guarda un po' la differenza delle carte. A forza 4 mi battevi, ma qua... È una bella differenza. Il mio mazzo è quello di sinistra. Adesso prendi forza 4, dai. Va bene. Adesso Mario, siccome non accetta la sconfitta, si rifà a forza 4. La facciamo. Io non riesco a giocare qua. Non si apre. Sono già mezzo mischiate. Aiuto! Ecco. Io le rosse. Va bene, tieni. Vai. Parti tu. No! Avevi vinto. Dove? Se la mettevi qua, al posto di metterla lì per bloccarmi. Cacchio. Mi hai fregato invece. Non me ne sono accorto. Di quella zona di vittoria. Potevi metterla qua e vincevi. No, dai! Tu pensi a bloccarmi, ma devi vincere. Ma se non ti blocco, vinci te. Oh, non metterla lì. Maledetto. Guarda, non posso lasciarle un secondo che continua.
Vinto. Come è possibile? Vedi, è un attimo stracciato. Mi piace vincere facile. Come è possibile? Ma Fantasma Blitz hai perso. Allora ragazzi, questa qua non sono le famose barrobietole che mangio io, ma bensì carne di balena. E assaggiamo un po' com'è. Visto che nel video che abbiamo guardato non ci ha detto che era buona o cattiva. Appena arrivata dalla Norvegia. Ecco, ragazzi, fresca fresca. Adesso sgrigliettiamo. E finalmente abbiamo la balena. Adesso la assaggeremo e vedremo un po' com'è. Al massimo la buttiamo. Guardate che roba che c'è qua. Allora, cioè, l'artefice di tutto è la Rita, guarda che roba che ha fatto qua. Vabbè, fai niente. Vuoi fare la balena? Guarda, vogliamo un attimo. Siamo a 40 minuti dal rifugio e abbiamo incontrato questo spettacolo di torrente dove i cani si sono inzuppati e sbevacchiano. Abbiamo raccolto anche un po' di fragoline che non l'avevo certo fatto vedere, e adesso Sdado se le mangerà, non le portiamo a casa. Qua siamo quasi in vetta, ragazzi. Penso che sia sopra là. No, mi sono caduto delle frane. Tanta roba, guarda dove siamo. Io sto così, sfrutto la voce di Mario nei video. Doppia ripresa. Io non dico niente. Wow! Wow, siamo arrivati! Spettacolo! Ciao Dado! Siamo arrivati! Purtroppo ho svuotato la valigia. Siamo arrivati! Dai, siamo arrivati! No! Allora, mi sa che qua c'è qualcosa che non va. Dov'è il rifugio? Dov'è il rifugio? Aspetta che leggiamo i cartelli. 50 mi rifiuto. Eh sì, perché molto probabilmente questa è l'intersezione che porta poi al rifugio avanzato, quindi sono 3 ore totali per arrivare su. Madonna. È troppo tardi, non ce la facciamo, però sì. Godetevi questa vista, ragazzi. Io riprendo Mario che riprende. Bravo. Ci sei? Adesso facciamo una piccola merenda di 4 fragole che sono avanzate, tra quelle che abbiamo dato ai cani e quelle che sono cadute. Ne avevamo un. Adesso lui si controlla la sua glicemia e vediamo se è tutto a posto. Vai. Vediamo se è tutto a posto con il suo freestyle. Batteria bassa. Non va. Tensione. Quindi? Non sai se puoi mangiare o no? Cioè, aspetta, forse ha misurato. Batteria bassa, lo so. 111. Quindi ci sei? Perfetta. Ok. Quindi possiamo mangiare e bere. Un'aquila, signori! Non si vedrà di sicuro, ma è lì. Spettacolo, dobbiamo fare un bello zoom qua perché l'aquila è uno spettacolo. Mamma mia! Adesso torna. Papi, se la vedi, zoom anche tu. Nonostante abbiamo corso, siamo scesi, ho la glicemia ancora alta, quindi mi faccio l'insulina. Una decina di secondi più o meno, poi stacchi, gocciolina di sangue e via. Gocciolina. Grande. Abbiamo un po' di tutto qua oggi, questa sera, non oggi. No, alla fine l'ha trovato il prosciutto. Ah, ok. Caprese e melon. Ok. C'è uno qui scompilato. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave
Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Buongiorno ragazzi, allora oggi è domenica e fa freschetto molto di più di ieri. Infatti ci sono dentro 20 gradi, vedete, sulla parete, ma fondamentalmente ce ne sono 16 fuori. Io non riesco mai a farvelo vedere bene. Ce ne sono 16 fuori e 17 dentro. Adesso andiamo a fare il solito giretto e poi devo lavare i piatti. Ieri non ho fatto niente, tutto un casino. Qua. Già pronti. Andiamo. Oggi c'è un bel venticello. Siamo rimasti solo noi. No, stasera c'è la festa qua. Poi si spostano tutti i camper da lì. Vi faccio vedere la festa. Guardate che bella montagna che sta scendendo, salendo il sole. E andiamo con la passeggiatina. Nel nostro percorso ci siamo imbattuti in questa pianta con tutte le targhe. Gabbietta dell'uccellino. E allora noi ci abbiamo messo la nostra. Vabbè, chi passa di qua scriva nei commenti di YouTube Sì. che è passato. O metteteci il vostro nome. Bravo. Che spadone qua. I sciabolari. Bellissima. Top, oggi vediamo uno spettacolo, forse se non siamo seduti. Mezzogiorno andiamo a vedere. No, se non siamo fermi a mangiare. Prendo una busta. Adesso prendiamo una busta a sorpresa con dentro qualcosa a caso. Prendo blu, maschietto, rosso, felpico. Ok. Direi sì. Avrei preso il blu comunque perché mi piace di più. Grazie. Buona fortuna allora. Grazie. Vai a vedere. Bustina speciale. Prego. 3, 2, 1. Apertura, vediamo un po'. Venite con il. Non sono riuscita ad aprirla. Cosa c'è? No, ma. Che è? Un portachiavi. Un portachiavi, bello. Dell'Inter però va bene. Adesso vanno giù e poi cominciano a sciabolare. Tutti i tipi di gufi. Gufi, civette. Guardate. Che belli. Si riparte da capo con un nuovo mezzogiorno e nuove persone e nuove cose. Quindi, voi siete i? Ah, Gross on the Road. Noi, Gross on the Road. Mario, siamo 3 giorni parcheggiati qua. Abbiamo fatto 5 bar di più. Tanta roba. Grande Rita, affetta. Bravissima. Affitti di Rita. Affettare. Rita. Thank you.
facendo tipo prove, le presentazioni. C'è molta gente? Sì. E prendo il drone. Adesso ti faccio assaggiare la cosa più tenera del mondo. Ma ascolta, ma non ce l'hai un petto di pollo da mettere su? No. Vedi? Italia. No. Arrabbiata. No, poi come sei rossa? Fai dalle tette, brava. Bruciate. Ding dong. Sonore dessa murta in flore. No a popole bentu che ne stima de cariño suo. Non tutti sanno che le stelle brillano per tutti, ma non brillano per me. Perché anche il cielo l'ha capito subito che non può farci niente se non vedo luce. Il mare la sua splendida corazza conserva la sua storia nella terra, concede un ballo solo a chi sa amarla. Sonore della butta in flore. I veri amici ci sono sempre, come Filadelfia. Ciao, cucciolo. Dei viaggiatori. Sì. A proposito dei viaggiatori. Oh, basta. Io. Ragazzi, come bere una birra gratis? Che spiace di me. Noi ci mangiamo uno yogurt, eh. Andiamo a mangiare uno yogurt. Gli step per la preparazione di un gofri sono estremamente semplici. Dimmi gli ingredienti a voce alta. Basta solo del lardo, e per l'impasto basta solamente farina e dell'acqua frizzante. E poi si aggiunge un marmellato Nutella. Esatto. Perfetto. Adesso lo assaggiamo meglio. Ecco qua.
secondo giro offerto dalla comunità venusiana qua. Grazie al vice sindaco, abbiamo la birra free. Grazie ancora e buona continuazione. Santa Lucia è una delle isole delle piccole Antille, di cui ieri una ha vinto medaglia d'oro. Ha vinto la medaglia d'oro sui 100 metri piani delle donne. Tisanetta. È la birretta, lasciamo loro, noi ci abbiamo la tisana. Anzi, aspetta che l'abbiamo anch'io. Saluto, facciamo cibo. Noi dal posto. Che hanno magari dei canali come Facebook. Aspettiamo che suona la chitarra. 100 sì. Visualizzazioni, 200, e cerchiamo di far conoscere il territorio. Grazie. Poi invece un'altra canzone di Baglioni che mi piace molto è questa. Anche se Baglioni spesso sono molto tristi. Condivisa tutta la famiglia. Però Baglioni io lo ascoltavo tipo da cassetta che girava da una parte all'altra, dal nord al sud. E si consuma. Davide non parla più. Un bambino che a viaggiare così, a vivere così, non parla più. No, me l'ha detto proprio, che si vuole comprare un camper 4x4, non ha la patente. Sì. Zucchero? Che bella questa canzone. Dai, rifatti il letto, su, stai, senza dormire tu e noi, non ci prendiamo. Aprire. Guarda, c'è la griglia! Ne ho un'altra, ma è dentro lì tutto scocciato, vedi? No, ma stai tranquillo. No, ce l'ho! Ce l'hai? Ce l'ho! Ce l'ha! Ce l'ha! Io ce l'ho! Ce l'ha! Ti devo guardare così perché sennò non ti vedo. Passerò un'ora dai via. Scusa se la compagnia, se lo so che ancora qua, ma cosa è stato un amore che asciugava il mare? Felicissimi di averli nel nostro campo. Saluti a tutti, grazie. Grazie a voi, della libera. Super, grazie mille. Passerò solo ad andare via. Faceva freddo e scaricò.
Stupendi, stupendi veramente questo. Ok, la festa è finita e ultimo giretto con i cagnoloni qua in questo mega posto che ci ha ospitati per tre giorni bellissimi, e adesso ci sarà il momento dei saluti che sarà molto 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 brutto. Come si apre qua? Permesso. Stiamo giocando a uno? Sì, io sto andando invece. Sì, diciamo che sì. Vengo, vengo su con la telecamera a salutare e poi ci salutiamo giù. Te ne stai andando? Sì, devo andare. Mi dispiace tantissimo. Anche a me dispiace. È stato, mi viene da piangere. Aspetta che la mettiamo qua così. È stato un grande, sì, grande, grande, grande piacere, Mario. Tutto mio. Ci conoscevamo solo di grandissimo attraverso i video, ma di persona sì, ancora meglio. Grazie mille. Grazie davvero. Sei una persona stupenda. Ci rincontreremo, sì, presto, sì. Un vero piacere. Va bene. Devo salutare Rocky Virus. Sì, infatti volevo dirti di venire poi a salutare Rocky Virus. Aspetta che lo portate su le ciabatte. Non, non fa niente, figure. Come si fa qua? Devi tirare verso di te. Oh, ma sei incastrato. Vabbè, devi tirare forte. Sì. Ecco. Io Mario, vi saluto ragazzi. Ciao Mario. Guardami come ti chiami. Mario. Mario. Mario, non dirmi che te ne stai andando. Mario. Ciao 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 Mario. Che bello. Mario, è stato bellissimo stare con te. Mi viene da piangere. Il full time. Sì. Grazie. 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 Dai, buon rientro allora. Buon rientro, ma grazie. Arrivo che saluto i cani. Ti trovi sul percorso più veloce. Arriverai alle 21:59. Allora ragazzi, questi tre giorni sono stati belli intensi, pieni di avventure, pieni di gioia, felicità. È stato un bel incontro. Incontrare il camperado, i tre nomadi, sono una famiglia veramente spettacolare, spettacolarissima. E sì, spero di esserci a ottobre, spero di venire giù, spero, perché veramente non lo so. Comunque do veramente un abbraccio alla mia super mascotte Dado, e un abbraccio a Rita e Roberto. Grandissimi. Alla prossima ragazzi.